Apriamo una pagina dedicata alla sicurezza sul lavoro. Sono emersi gli ultimi dati che raccontano del bilancio degli infortuni, non solo delle morti, ma anche degli infortuni nei luoghi di lavoro dello scorso anno. Padova, la provincia di Padova, purtroppo maglia nera. Ne parleremo con i nostri ospiti che vi presento subito. Siamo con il dottor Gianfranco Albertini, direttore dello SPISAL dell'ULS 1 Dolomiti. Dottore, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei. Grazie per averci raggiunto. In studio ancora Marco Inverso. Diciamo ha una sorta di delega sulla sicurezza sul lavoro per Confapi. Buongiorno. Buongiorno Marco. A te, agli ospiti e agli ascoltatori. Allora, agricoltura e edilizia, i due settori in cui si verificano maggiormente, no? Infortuni anche mortali. Allora, in questo caso parliamo di macchinari più moderni, quindi sistemi di produzione più efficienti, più moderne, e poi parliamo anche appunto di errori umani che vengono fatti. Prima appunto il dottore parlava di utilizzare come viene utilizzata la scala o se si passa sopra l'Ethernet. Il ruolo di Confapi, delle imprese, è quello di essere a norma con i corsi legati alla sicurezza sul lavoro, l'aggiornamento delle normative, ma insomma come si fa a stare dietro a tutti questi adempimenti che sono evidentemente un costo anche per gli imprenditori? Ci spieghi lei che cosa vi chiedono gli imprenditori? Allora, intanto sono contento che Albertini dello SPISAL abbia parlato di diverse competenze, perché mi metto anche insomma, per rispondere alla tua domanda, nei panni del consulente e dell'azienda che deve andare ad affrontare le tematiche e i rischi e i pericoli insomma, che ha in azienda, servono diverse competenze e quindi la difficoltà e anche l'aiuto e l'assistenza che le aziende chiedono è proprio questo, di avere una risposta e un accompagnamento nell'adempimento di tutti quanti gli obblighi in modo tale che vengano rispettate tutte questi requisiti. Si parlava prima della formazione, dell'importanza della formazione e anche delle ispezioni insomma, di varie istituzioni. Queste sì, sicuramente sono due chiavi per andare a dare una risposta alle aziende. Poi però si apre tutto la tematica della metodologia di formazione, dell'efficacia della formazione e soprattutto di qual è il comportamento che l'azienda e i lavoratori delle aziende attuano per interfacciarsi con il lavoro quotidiano, i processi produttivi e la gestione dei rischi con tutte le misure di prevenzione e protezione da attuare. Qui, ed è già stata nominata, mi viene da come dire, tirar fuori il discorso della cultura della sicurezza, perché non è una cosa che secondo me e anche insomma, secondo la percezione che ho andando nelle aziende si va a attivare e coltivare né con la formazione né con le ispezioni, perché lì magari si va a correggere, con la formazione si va a dare i primi rudimenti, insomma le prime prassi normative, però poi è un processo e anche la normativa recentemente parla proprio di processo educativo, okay? E soprattutto che viene dall'interno dell'azienda, quindi senza l'ausilio di professionisti e consulenti esterni, che va ad aumentare la percezione del rischio, la gestione del rischio del pericolo, e anche con le recenti normative si va a definire anche dei ruoli di responsabilità e di leadership che aiutano nella comunicazione di questi pericoli. E insomma, entriamo già nel merito con l'introduzione e la definizione migliore, questa è una novità insomma, del dicembre 2021, della figura del preposto, si va proprio a dare titolo a una persona che coordina gli altri lavoratori di essere d'esempio per gli altri lavoratori. Essere d'esempio vuol dire... Chi nomina il preposto intanto? Ecco, qui c'è proprio un dibattito, insomma, ma è presto chiarito. Il preposto non viene nominato, viene individuato. E qui c'è anche la direzione della normativa verso una organizzazione aziendale. Perché dico questo? Perché il preposto viene individuato sulla base dei processi informativi e produttivi. Quindi non è il datore di lavoro che nomina una persona sulla base di, non lo so, competenze o caratteristiche ad essere preposto. Il preposto è quella persona che naturalmente va a coordinare un altro gruppo di lavoratori e a dargli indicazioni operative. Quindi questo si determina, si individua sulla base di come funziona l'azienda. Senta, ma come facciamo in caso di aziende medio-piccole? Sappiamo che il nostro tessuto imprenditoriale del Veneto ne è
insomma, ne è pieno, come facciamo in questi casi dove veramente all'interno di un'azienda siamo in 3, 4, 5 persone a rispettare questa gerarchia, cioè anche a poterci permettere di avere qualcuno che lascia da parte una parte del lavoro per guardare alla sicurezza, per sovraintendere? Sì, qui si aprono almeno due tematiche. La prima è la risoluzione spiccia di questo problema. E siamo costantemente, insomma, ci interfacciamo costantemente, quotidianamente con questa problematica. Perché nelle aziende strutturate, beh, è più semplice. C'è il referente, il capo reparto, il capo ufficio, insomma, che va a coordinare un altro gruppo di lavoratori. Quando ci sono realtà meno strutturate è sicuramente più difficile e potrebbe anche essere il datore di lavoro stesso il preposto. Quando ci sono poche persone è lui che coordina direttamente i lavoratori. Però qui si apre il secondo tema, e cioè quello di un dialogo con chi poi deve andare a far rispettare, quindi ispettori, SPISA, l'ispettorato del lavoro, queste cose. Perché e con FAPI adesso, insomma, si sta facendo promotore proprio di iniziative, e volentieri approfondisco più tardi la cosa, di iniziative di dialogo tra aziende, consulenti e chi poi deve andare a controllare l'operato delle aziende, quindi Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e SPISA. Marco, ha sentito, no? Il modello Milano-Cortina è un modello virtuoso, immagino che ne siate consapevoli. Dal vostro punto di vista, dal punto di vista degli imprenditori, che cosa manca per metterlo, per attuarlo in tutto il Veneto? So che lei è di San Donà. Sì, allora parto da questo modello e anche dalla criticità di cui Albertin parlava, del numero degli ispettori. Perché il fatto di avere questa collaborazione tra aziende e l'aspetto, insomma, degli ispettori è fondamentale, diciamo, prima di parlare la stessa lingua. Ulteriormente ha valorato questa cosa proprio da questa criticità del numero degli ispettori, quindi è impossibile pensare che ci sia un'azione utile con la repressione e con la vigilanza, anche perché abbiamo capito che non è fattibile. E allora bisogna viaggiare su un altro modello, bisogna remare insieme, anche se, insomma, chiaramente con obiettivi diversi, verso la stessa direzione, e creare collaborazioni tra i vari, chiaramente mantenendo gli equilibri tra i vari aspetti. Proprio di questo si sta cercando di fare promotrice con FAPI, l'abbiamo fatto a ottobre, un momento di dialogo tra i vari attori, lo riproporremo anche a maggio, il 12 maggio a Noventa di Piave, in cui ci sarà una finestra, tra l'altro, oltre che con gli ispettori, le aziende, anche con le scuole. Perché quando si parla di cultura della sicurezza abbiamo capito che certo ci sono le competenze, c'è il rispetto della norma, c'è i valori della persona che va a lavorare in azienda, ma probabilmente allora abbiamo capito che dobbiamo partire dalle scuole. A proposito di scuole, parlavamo l'altro giorno al telefono io e lei, grande problema legato all'alternanza scuola-lavoro, all'apprendistato, no? Che non sempre garantisce a questi ragazzi di operare in condizioni di sicurezza? Eh sì, è un tema chiaramente d'attualità, è un tema con cui le aziende si stanno rispondendo e chiaramente prima parlavamo di struttura, ci sono le aziende con pochi lavoratori, delle aziende più strutturate. È chiaro che per ospitare un ragazzo e per farlo entrare in questo processo educativo e anche di addestramento è necessario risorse umane, sono necessarie tempo, è necessario persone che vadano ad accompagnare gradualmente i ragazzi nelle attività operative. Certo, sempre se si possono fare, altrimenti si va a eliminare il problema tagliando alla radice questa fase, però è chiaro che sì, serve organizzazione e serve una struttura per accogliere i ragazzi in modo utile, che poi, ecco, comincino anche a introdursi nel mondo del lavoro. Perché una persona all'interno dell'azienda deve essere demandata e dedicata al ragazzo che sta facendo l'apprendistato, no? Quindi si perde sostanzialmente un lavoratore per far fare l'apprendistato ad un ragazzo, certo. È corretto? Sì, sì, è corretto, perché, insomma, se vogliamo far lavorare il ragazzo è necessaria la presenza del tutor ed è necessario l'addestramento, certo. L'accompagnamento. Fare le cose fatte bene, insomma, certo. Sostanzialmente.